Numero 25, Casa. Numero 30, Sortino. Numero 45, Boni. Numero 94, Ceccarini. Numero 97, Solmi. Numero 6, il capitano Luigi Pieracci. Agli ordini di mister Serafini. Condurranno la gara i signori Riello e Panetta. Buona partita a tutti. Benvenuti amici di Eleven Sport a questa gara 3 dei playout tra Carpi e Rubiera. La perdente andrà a giocare in quel di Eppan, dove oggi alle 15 c'è stato Eppan Siracusa, e l'Eppan in questa parte playout ha dato veramente tutto ed è riuscito, dopo due pareggi, andava pareggio, ritorno pareggio, a salvarsi con una performance monster. Ma torniamo da noi, vediamo che abbiamo il Rubiera in casacca rossa che va a salutare il suo pubblico, che ringraziano, vanno a fare l'urlo probabilmente, perché in zona c'è Versacos che ha preso una giornata di squalifica per un fallo irregolare ai danni di Marco Beltrani, che è stato punito anche lui. I Carpi in casacca blu oggi, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. È tornato in campo Josip a valle di un infortunio al braccio sinistro che l'ha tenuto fuori dai campi di gioco per un mese. Però viste Serafini non lo schiera dall'inizio. Per i Carpi notiamo che al posto di Beltrami c'è il giovane Soria. Primo pallone in mano della compagna dei Carpi oggi in maglia blu. Anche oggi come ieri c'è il pubblico delle grandi occasioni in quel del Vallauro. Tanto tifo sia da parte di Piera alla mia destra che dalla parte dei Carpi alla mia sinistra. Ma si inizia, amici miei, con Pieracci subito in cabina di regia. Tutti i ragazzi si salutano, toccano il pallone, salutano casa, ma si è consci che sarà una lotta. Vediamo che il Rubiera schiera subito Barbieri in difesa su Nico Casa. Barbieri, giocatore storico della provincia modenese e anche del Reggiano, un giocatore sicuramente molto coriaceo. Nel mentre abbiamo Eric in cabina di regia. Eric, Casa, Pieracci per i Carpi. Provano a fare il gioco per uscire il pivot i Carpi, ma non riesce perché è sempre bloccato uomo il giocatore dei Carpi, terzino. Vediamo Eric, Pieracci, sotto passivo il Carpi. Pieracci spinge, ma viene bloccato da Barbieri. Barbieri che è un mese che non si allena, però la grinta ce l'ha sempre. Primo tiro forzato del Carpi per casa. Barbieri anche in attacco, che va però prende subito lo sfondo. Vediamo che per il Carpi mette Serafini, ha dato fiducia a Bonaccini a valle dell'ottimo secondo tempo della gara di ieri. E mentre altra palla persa per il Carpi, contropiede Padroncini. E la mette dentro, esattamente come ieri Rubiera sblocca la partita. Due minuti più una Rubiera. Tensione palpabile
Mauri oggi. C'è Carini, la allarga, esce ancora Soria, uomo fuori su sul terzino per non far fare il gioco alla compagna del Carpi. Palla Eric, uno contro uno, salta l'uomo e gol. Bel gol di Eric. Il Rubiera spinge, il Rubiera che ha una squadra probabilmente, considerando tutti i giocatori, di livello superiore rispetto al Carpi, una squadra più lunga. Quindi a livello di corsa probabilmente ne avranno di più rispetto al Carpi. Però in questa gara, gara secca, gara da dentro, fuori, quello che conta, vorrei citare Simeone, ma probabilmente non si può. Quello che conta è il cuore e il carattere. Bonassi al centro, Bonassi è un ottimo tiratore, Bonassi. Nel mentre abbiamo Pagano che prova il lob su Bonaccini che non viene. Eric spinge, si carica l'uomo, scarica per casa, pallone per Ceccarini che la mette dentro. Come vola Ceccarini! E due minuti a Oleari per spinta che onestamente non ho visto, ma gli arbitri sicuramente posizionati meglio hanno visto. Pagano non è convinto della fischiata e chiede spiegazioni, ma bisogna fare attenzione a parlare. È un attimo che gli altri siano permalosi e diano altri due minuti. Empty porta per il Rubiera per giocarsi l'attacco in parità numerica. Nel mentre mister Galluccio butta Benci nella mischia, serve esperienza, pallone già pesante dopo 3 minuti e mezzo. Pagano su casa e piede, palla per il Carpi, porta vuota, non ha mollato, palla Ceccarini, ne ha due davanti, buona la chiusura da Rubiera. Bonassi si è spostato dal centrale, è andato a chiudere su Ceccarini. Il Carpi si gioca col doppio pivot, ha mandato i doppi razzi, scarica Jack Bonny, viene toccato, ma niente, solo rete esterna per lui. Occasione sprecata per il Carpi. Ancora porta del Rubiera sguarnita. Il Rubiera che non ha assolutamente fretta. Non ha assolutamente fretta di attaccare. Bonassi, come spinge Eric, ma spinge troppo. 2 minuti per Eric, quindi parità numerica. Non so, forse gli ha dato la spinta laterale, penso, perché l'aveva saltato e poi ha provato a tenerlo con le braccia ma non con le gambe, quindi secondo me ha fischiato quello l'arbitro. Quindi 9 metri per il Rubiera, uomo in più in attacco per il Rubiera perché hanno fatto il cambio con il portiere. Portiere porta sguarnito. E si ricomincia, Pagano a sinistra. Bonassi al centro, Benci a sinistra, Bonassi a destra. Pagano verso casa, palla per Benci. Ecco palla Ceccarini, porta sguarnita, tiro gol di Ceccarini. Fare il cambio col portiere è una prassi che praticamente tutte le squadre fanno, però bisogna fare molta attenzione perché se si perde palla può essere un disastro. Bonassi, Benci per via centrale, tiro e fa gol. Jack Bonny spinge, Soria, sfondo. È stato molto bravo il difensore del Rubiera a prendere, a occupare lo spazio. Soria si è preoccupato di prendere il pallone
senza guardare chi aveva vicino e ha pagato un po' di esperienza. Ricordiamo sempre che Soria è un classe 2003. Daniele Soria è stato il ragazzo che ha consentito al Carpi di essere qua in questo momento, perché in quel di Malo finale di A2 è riuscito a metterla dentro, a far gol agli ultimi secondi. Il Malo che evidentemente non ha un buon feeling con Chieti, perché nella giornata di ieri è andato a affrontare in Romagna e ha perso ancora in semifinale. Sfortuna per il Malo e complimenti per il Romagna che andranno l'anno prossimo in A1. Nel mentre il Rubiera riesce a pareggiare, tre pari. Nico Casa, uno contro uno, salta l'uomo, Ceccarini, no. Passaggio leggermente arretrato e Ceccarini non riesce ad andare dentro. Però il Carpi mi sembra che faccia muovere bene il pallone. Sta cercando delle soluzioni di coinvolgere di più il gioco delle ali, a differenza di quanto fatto ieri, che le ali hanno fatto, mi sembra, o 0 o 1 gol. Un gol Ceccarini, sempre dal terzino sinistro, mentre dall'ala sinistra mi sembra 0 gol. Anche 2 minuti non è andato 0 gol. E mentre 7 minuti e 40, Carpi 4, Rubiera 3. Che clima però, amici miei, qua. Clima inteso anche sia a livello sportivo che a temperatura. Pieranzi non riesce a bloccare l'uomo che riesce a dare la palla al numero 4 Bortolotti. Guardiamo Ceccarini, Eric. Erici prende il tiro e gol di Eric. Onestamente non mi aspettavo che le due squadre potessero correre così tanto, considerando che questa è la terza partita. Veramente tanto caldo, tanti minuti nelle gambe per tutti i giocatori. Bonassi fa uscire Bortolotti, Oleari in centro, sempre molto proficuo questo ragazzo, sfortuna per lui, preso il palo pieno, quindi il Carpi prende il rimbalzo e fa gioco ragionato. Forse la freschezza era solamente data dall'agonismo, dalla voglia. Carpi va con gioco ragionato, Erici, Pieracci cambiano di posto, Eric fa uscire Soria, giro palla, praticamente solo un cambio di posto. Pieracci bloccato, fallo per Pieracci che non è riuscito a saltare l'uomo e dai 6 metri sbilanciato non è andato via. Eric uno contro uno, allarga Nico Casa, flush. Nico Casa riesce a recuperare palla, uno contro uno, palla persa. Prova la palla schiacciata, Soria che non riesce, Soria blocca Pagano. Bonassi, seconda fase per il Rubiera. Pagano, uno contro uno su Soria che viene saltato, 9 metri. C'è il cambio, guardatevi! Guardate che abbiamo il rientro in campo di Marsan a mettere su dei chili. In difesa per i Carpi, Serafini fa riposare un attimo Soria, perché comunque con Beltrami fuori sarà importante che sia fresco e lucido per tutti i 60 minuti in attacco, quantomeno. Oleari uno contro uno, sporcato Bonassi, prova il Rubiera andare per vie centrali, i Carpi con i talloni sui 6 metri in quanto oggi non è presente Verstappen, quindi non c'è bisogno di uscire così tanto. L'unico veramente pesante da fuori dovrebbe essere Bonassi, che generalmente dai 9-10 metri ha sempre un ottimo tiro. Nico Casa si salta l'uomo, ma un po' sbilanciato, non riesce a avere un tiro efficace.
giro palla per il Rubiera, tutto su 6 metri, Eric fuori posizione, Bonassi torna indietro, non ha sfruttato la superiorità numerica che c'era a sinistra. Cosa fa Soria? Cosa fa Soria? È andato a cambiare mentre Rubiera attaccava. Che cosa ha fatto? Tanta tensione. Perde di lucidità. O tanta tensione o ha creduto veramente troppo nel suo spinto. Bravi, bravi, dai, dai! Dopo 11 minuti, 5-4, Bortolotti torna dentro, cambio di posizione, Oleari in mezzo, prova a saltare Pieracci, ma guardate come arpione la palla, sembra una piovra, del mentre abbiamo passivo, Pagani si allarga, tiro, quadro svedese per lui, solo quadro svedese, però questo tiro forzato perché comunque io ritengo che sia merito del difesa dei Carpi che è molto attenta e quindi costringe l'attaccante del Rubiera a prendersi un tiro che nella giornata di ieri probabilmente non si sarebbe preso. Guardiamo cosa succede, sangue forse. Forse Bortolotti ha un graffio qualcosa nella gamba e quindi deve andare in panchina dai medici per farsi mettere un cerotto. Siamo sicuri che lo rivedremo in campo molto presto. Nel mentre Ceccarini batte, guardiamo che al centro vi è stato dato un attimo di respiro a Pieracci ed è entrato Serafini, incrocio senza palla, casa torna Ceccarini. Ceccarini, tre passi, scarica a casa che non tiene, ma Harris fa buona guardia, rischio passivo per i Carpi, palla a casa, c'è spazio per l'ala ma non va, fa buona guardia, Soria, il Carpi sta faticando per trovare, qua Soria e 9 metri, erano in tre addosso a Soria e se la cavano con un cartellino giallo probabilmente perché è complicato buttarne fuori tre. Il pubblico rumoreggia e dice sempre lui, non so bene cosa voglia dire ma sicuramente il pubblico lo sa. Nico Casa, tre passi, Samuele Serafini, la bomba e palla per il Rubiera, rimessa per il Rubiera, sfortunato Serafini. Barbieri, cosa succede? Ammonito Ceccarini per proteste perché ha chiamato il ha chiamato il pallone e gli arbitri non erano convinti. Oggi in contemporanea noi non ci sono altre partite perché il, come detto in precedenza, il Siracusa ha staccato il pass per rimanere, il Conversano ha staccato il pass per la finale e il Fasano anche, quindi non so cosa raccontarvi extra. Nel mentre Nico Casa, Eric si fa vedere con l'aiuto del muro e Pieracci che la sporca, come corrono, tanto spazio da parte di Ceccarini, ma Pieracci non se la sente. I due attacchi sono molto contratti dopo 13 minuti 5-4, ma e quindi diversi errori, anche il Carpi sta perdendo di tono. Soria, Erici incrocio, scarica per casa, forse ci sta il tiro, scaricano per Bonni che rifiuta il tiro, Bonni non se l'è sentita di entrare. Nico Casa, palla Erici, torna indietro, il giro di braccio va dentro, rigore perché Oleari aveva i piedi in aria. Vediamo chi andrà a battere questi 7 metri. Si chiama lo scopettone. Oggi c'è Tiziano perché il giovane Bauta MVP della volta scorsa è andato con le giovanili in quelli di Casagrande.
Nico Casa contro Voljubac. Finta e gol. Il Carpi prova a scappare via dopo 14 minuti più 2. Erano, grazie Raul, 6 minuti con il portiere dentro difeso, erano forti, ogni attacco hanno avuto seri problemi. Di Rubiera, giro palla, Pagani in mezzo, 1 contro 1, Leari, raddoppio di Pierazzi e gol. Gol di Pagano, sicuramente in fase offensiva il ragazzo che è tecnicamente più forte per la compagine rubierese. Tiro palla per i Carpi, cercano di recuperare un po' di energie. Serafini, incrocio senza palla per Casa, Soria, buona palla e la mette dentro, va a fare il cambio Soria, no, niente cambio perché il Rubiera spinge, quindi Soria di due difesa contro Benazzi, contro Benzi, chiede scusa, palla per Oleari che si alza, no, Pagano contro Pierazzi fa buona guardia, nel mentre entra Marsan al posto di Soria. Dalla panchina dei Carpi vengono appena chiesto ai ragazzi maglia blu di tenere le mani alte per cercare di evitare tiri sopra testa. Uno contro uno, Leari, viene saltato Eric, fa buona guardia Pierazzi nel raddoppio, quasi sfondo magari no, però ha fatto una buona guardia, è stato molto molto bravo, generoso Pierazzi in questa copertura. Giro Paicoc senza palla del Rubiera, Pagano uno contro uno, Oleari, c'è spazio per il tiro, Marsan che lo vediamo in grossa difficoltà a difendere perché praticamente sta difendendo solo con un braccio. Soria. Non penso che sia semplice difendere con una mano sola a questi livelli. Bravo lui. Ceccarini, uno contro uno, tiro forzato. Ha provato un tiro a sorpresa che non è venuto, palla persa. È difficile fare gol a Voljubac senza creare una buona occasione, ma occorrono tiri puliti, nel mentre Pagano prova l'uno contro uno contro Casa che fa buona guardia. E time out da parte del Rubiera. Andiamo in pausa anche noi. In diretta per questi ultimi istanti di questo primo time out chiamato da mister Galluccio, che cerca di spiegare un po' come andare ad attaccare al meglio, come far muovere la difesa del Carpi, nel mentre i direttori di gara richiamano le due squadre in mezzo al campo giocare. Che clima che c'è oggi, tutto il pubblico in piedi, è veramente uno spettacolo sia in campo che sugli spalti. Nel mentre abbiamo Bortolotti pronto sui 9 metri, Pagano, Rubiera, Oleari,
Pagano e Benzi, tanta esperienza per il Rubiera che si gioca un Benzi subito sin dall'inizio. Doppio pivot, Patroncini prova, ruba palla, vediamo un po' lunga, no, ci arriva e gol. È riuscito Bogliar a prendere quel pallone anche se c'era il disturbo di Benzi. Sì, a dispetto del suo anno di nascita, classe 82, corre veramente veramente tanto. Benzi è un ragazzo che è una vita, che è a Rubiera ed è del progetto della ricostruzione della squadra sin dall'inizio, veramente è veramente bravo. Pagano, anche Leali dimostra di saper tirare da fuori. In questo momento stanno andando ad attaccare forte su Eric per provare a vedere se Pieracci va a fare il raddoppio per poter scaricare la palla in mezzo e prendersi questi tiri dai 7-8 metri, sfruttando la sicurezza creata dall'attacco su Eric, che non è assolutamente quest'oggi irresistibile in difesa. Casa si alza, Serafini è dentro, gol! Si è alzato veramente, Nico Casa è riuscito a fare veramente la superiorità. Guardate, anche questa volta Eric è stato superato, Boni prova a recuperare il pallone ma 9 metri, rientra Varsante. Pagano porta fuori Bortolotti, Oleari c'è in centro, anche lui dotato di un buon tiro uno contro uno, Eric come lotta però. Oleari contro Pieracci, come lotta anche Pieracci. Devo dire che a livello di grinta il calcio ce ne sta mettendo veramente veramente tanto. Un po' di più di difficoltà in attacco ma in difesa sta dando tanto. Però vanificato più sforzo da un bellissimo gol di Pagano, veramente un bel gol a 11 metri, vicino destro, incrociato alto, complimenti, veramente un bel gol. Dopo 20 minuti, Carpi 9, Rubiera 8. Vediamo che Serafini fa risparmia Pieracci in Preluso in difesa e Serafini centrale, uno contro uno, Casa, palla Ceccarini, c'è spazio, vola, viene toccato ma gol! Che gol, mamma mia, che gol, l'ha veramente nello scatolino, era molto aperto, con anche la mano bassa è riuscito col movimento di polso ad alzarla, un gesto atletico veramente veramente pregevole, saltato veramente bene. Intanto vediamo che in tribuna appaiono anche i ventilatori, tanta invidia per chi ha il ventilatore. Bortolotti, Oleari, Bonassi, anche lui dotato di un buon tiro, Oleari si alza, niente, Benzi e Ceccarini ruba palla, va in velocità contro Oleari, che brutto fallo. I due arbitri si parlano. Ceccarini a terra. Chiamano i sanitari. Ultimo uomo. In contropiede. Viene richiesto. Il Carpi richiede la massima sanzione. I direttori parlano del cartellino rosso. Cartellino rosso per Oleari. Speriamo che l'importante è che Ceccarini non si sia fatto male. Speriamo che si rialza. Applausi per Ceccarini. Lo va a consolare anche Angelo Giannetta, suo mentore di una vita.
maestro una vita, grazie Chiara. Zannetta dice vatti a riposare amico mio, mi prendo qualche minuto io lì in difesa. Nemmi entra in attacco, Nico Casa contro Voljuvac. Fischio, finta, parata, parata di Voljuvac. Primo rigore parato da Voljuvac in questi due giorni. Storicamente il Carpi ha sempre avuto grandi problemi con i rigori, però sembrava avesse trovato la via giusta. Tiro palla, Oleari torna indietro, Bonassi. Oleari prova a far passare una palla per il pivot, per Bortolotti che non riesce ad agguantare. Porta sguarnita per il Rubiera. Al limite del passivo in questo momento Rubiera. Pagano, tiro, no, che bella finta. E gol. Ha provato a prendere lo sfondo Giannetta, ma è arrivato un attimo tardi. Galluccio butta nella mischia Barbieri ancora. Un difensore sicuramente di indubbia qualità. Eric, abbiamo Pieracci a doppio pivot. Attenzione che prova a rubare Garau. Questo è il pallone per Eric, scarica per Giannetta. Tiro affrettato e palla per i Carpi perché Bortolotti è caduto con la palla in area. Eric, palla Pieracci, gol. Pieracci, gol anche da pivot, con il Carpi che in questa superiorità numerica. Porta sguarnita ancora, porta sguarnita per il Rubiera. Benji in cabina di regia, Pagano a destra, Bonassi a sinistra. Fanno salire Patroncini. Va a cambiare Patroncini per entrare il portiere, Bonassi uno contro uno, Zunetta, no, scarica su Pagano. Devo dire che in questo momento la palla comincia a diventare pesante. 24 minuti del primo tempo. E più due per il Carpi. Attendiamo cosa succede, vediamo il direttore. È in campo a parlare con gli arbitri. Intanto nella mischia anche Carau. Attendiamo il fischio del direttore di gara. Molto posizionati, ti asciugano il pallone. Vediamo Costa aspettando gli arbitri, contano che c'erano tutti i giocatori in campo e si ricomincia. Con Pagani capiente di regia che fa salire Garau. Garau larghissimo. Hanno provato lo Svedjed. Dai ragazzi, dai! Niente, niente per il Rubiera. E time out! Chiamato da Bisti Serafini. Andiamo in time out anche noi. We'll be right back.
diretta. Qua mancano qualche istante ancora alla fine di questo time out. Di Rubiera già schierato sui 6 metri. Il Carpi rientra in campo con Angelo Zannetta all'ala destra in attesa di Carini. E vediamo accomodati in panchina. E si riparte. 24 minuti e 40 secondi. Più due per il Carpi, palla in mano. Esce Soria a portare la palla a Serafini, Casa, solo cambio di posizione per il Carpi, va a passare un attimo di tempo. Nico Casa si prende il tiro, bloccato dal portiere da Rubiera. E sì, Bonassi spinge, Benzi, il Carpi difende. Pagano salta l'uomo che scarica. 2 minuti per Zannetta. E si ricomincia con l'inferiorità numerica per il Carpi. Il Carpi in questo momento sta avendo delle grosse difficoltà in fase offensiva. Cambio col portiere. Cambia il portiere e si gioca senza, con la porta sguarnita per il Carpi. Vediamo come giocherà. Cambio, entra Ciccarini. Il Carpi senza nessuna fretta di concludere questo pallone, ha bisogno di far passare del tempo. Eric va a fare i cambi buoni per far rientrare il portiere, si prende il tiro Eric e gol. E forse anche 2 minuti, sì. 2 minuti ai danni di Patroncini per spinta in area, in volo. Devo dire che in questa prima frazione di gioco il Rubiera mi sta sembrando un po' falloso. Forse la stanchezza di Ciro. Dopo stacchiamo le casse e diciamo che facciamo le casse. Sempre a terra Eric. Si rialza, chiede scusa Patroncini, che bello, questo è un bel gesto. Si attende il direttore, attende il fischio, se dovrebbe segnare il punteggio, col fischio si segna il gol. Ora il Rubiera, porta sguarnita, hanno messo Soria a sinistra, Pieracci a destra, Marsani in mezzo, centro dietro, Garau sale, Pagano probabilmente va a attaccare su Marsani, doppio pivot, Pagano allarga, palla per Garau che non c'è spazio, Pagano si prende il tiro ma ci mette una pezza Iaiurina. Il Carpi non riesce a prendere il rimbalzo. 9 metri per il Rubiera, 3 e mezzo al termine, più 2 Carpi, palla in mano Rubiera. Ricordiamo che per la compagine del Carpi è assente per squalifica Beltrami, mentre per il Rubiera è assente per squalifica Versakovs. Mentre magia, mago, la magia di Iaiurina, che magia, e va a cambiare. Giro palla per i Carpi, più 2 palle in mano, palla importante questa. Che brutta palla che ha perso il Carpi. Porta sguarnita, tiro da fuori e gol di Bartoli.
c'è da asciugare. Cominciano ad arrivare tanti errori, frutto anche della stanchezza. Per il calcio sono entrati tutti i giocatori del Carpi, quindi Carpi in set e il Rubiera con un uomo in meno ancora per qualche istante. Doppio pivot per il Carpi, provare a tenere bassi i secondi in difesa, però fare attenzione che potrebbe rubare il passaggio. Nico Casa oggi non ispirato, veramente ispirato, lo sta veramente, veramente mettendo in grosse difficoltà. Il Carpi rischia di vanificare tutto quanto costruito nel primo tempo. Ora il Rubiera, sono rientrati tutti, quindi di squadra è completo, con Assi uno contro uno, saltato Serafini, chiude Ciccarini, ma ci mette che una pezza ancora Iurina, che chiama l'aiuto del pubblico. Il Carpi ha bisogno di tutto il Vallauri se vuole saltarci fuori da questa partita, ma anche Rubiera sa di non essere di meno e quindi bisogna che anche loro hanno bisogno del proprio pubblico. Soria si inventa uno contro uno senza effetto, il Rubiera torna in attacco, Pagano salta l'uomo, fa Patroncini, vola e Petrolio! Regalo per il Carpi! Regalo per il Carpi! Il Carpi spreca e il Rubiera però non accetta nulla. In 40 secondi al termine, palla in mano al Carpi, esce Soria, va in disturbo Galau su Eric, Serafini, Pieracci prova uno contro uno, salta l'uomo, scarica su Voli e ci mette ancora una pezza il solito Voljovac, che in questo momento sta tenendo a galla i suoi. Galau spreca e Voljovac dice io ci provo, e Iurina dice anch'io ci provo. I due portieri, una lotta tra di loro, che due bei portieri, mamma mia, complimenti ai portieri, stanno facendo veramente la differenza. Punteggi bassissimi, 6 secondi al termine, tiro forse di Samuele Serafini, no, palla Pieracci, tiro gol, no, fuori, ha provato il sottomano Pieracci dai 12 metri che si spegne a lato. Quindi si conclude il primo tempo con Carpi in vantaggio di una rete e noi ci vediamo tra qualche minuto. A presto.
aperto l'audio. Non dico che il Milan sta vincendo 3-0 e l'Inter sta vincendo 3-0, quindi non lo dico, ma rimango sulla palla a mano. Attendiamo il rientro dei direttori di gara con che si riprende questa seconda frazione di gioco con il Rubiera sotto di una lunghezza e palla in mano. In questa prima frazione si è notato che lato Rubiera ha fatto veramente la differenza, ma veramente in modo importante, il portiere Goljuvac veramente sta tenendo a galla la compagine rubieresa, però anche Jan Jurina sicuramente non è da meno, perché è riuscito comunque a sopperire nei momenti in cui il Carpi è stato in difficoltà difensiva. Ma si riparte 12-11, veramente pochi gol per un tempo, però ci sta. Terzo match, secondo in due giorni, squadre corte, temperatura affosa. Pagano intanto, Benci non si alza, esce Pieracci, va a raddoppio su Bonassi. Pagano, Bonassi, Benci ancora. Probabilmente Pagano punta uno contro uno, vola, no, non vola Patroncini, torna indietro, finta passi. No, para Jurina. Para Jurina, vediamo che il Carpi torna con Pieracci in centro all'attacco. Eric Pieracci, casa, esce Soria, rientra uno contro uno, incrocio per casa, forse sfondo, no, cos'è, 9 metri per il Carpi, batte Soria, palla bagnata, no, solo peli strani, polvere. Vediamo Pieracci a destra, Erici in mezzo, casa a sinistra, esce Soria, non c'è spazio per casa, torna Pieracci e parte l'attacco del Carpi, uno contro uno, Erici si butta dentro, gol in penetrazione di Erici, batte veloce il Rubiera, Carpi sguarnito e infatti c'è lo spazio, ma c'è Jurina, Carpi superiorità numerica, palla Soria e gol! Palla Soria e gol, il Carpi prova a scappare via, c'è un problema con lo score! C'è un problema col tabellone! L'arbitro ferma il tempo! Perché? Il nostro tabellino dice 14-11! Il tabellone dice 12-13, c'è qualcosa che non va. Raul dice è giusto il mio. Arbitri. Il Carpi sale 14. Ci dovrebbero essere ancora due reti di troppo per gli ospiti. Una scesa, Raul dice era giusto il mio, bravo Raul, si ricomincia, 2 minuti secondo tempo, palla Rubiera, Bonassi in mezzo, giro palla per dare pivot, solo giro cambio di posizioni, Pagano uno contro uno, prende la via larga, chiuse in due rigore per difesa in area di Pieracci.
rigore fa i danni di Pagano. Pagano che in questo momento ci sta caricando sulle spalle tutto il gioco rubierese. Ora vediamo Garau bestemmia del Carpi contro Iurina. Fischio, finta. E Petrolio per il tiro di Garau. Nel mentre vediamo, mette nella mischia ancora Barbieri su Pieracci in difesa. Esce Soria, non fa, può arrivare palla per casa. Eric Pieracci, uno contro uno, fallo da dietro, sì. 9 metri per la compagine in casacca blu. Pieracci, casa in mezzo, uno contro uno con Casina veramente stoico. Veramente che bel difensore Casina. Veramente, io credo che non gli sia andato via ancora nessuno in queste due gare. Complimenti. Nico Casa si alza e ci mette ancora il piede. Il portiere della Rubiera si distende, seconda fase, Benci. Cavina in centro. Gioco non c'è, va a cambiare Cavina, special one difensivo. Rientra Pagano. Pallone pesantissimo nella mischia per Mister Galluccio, anche i tiratori, Benci, Bonassi. Perché servono soluzioni anche da fuori, oltre all'uno contro uno di Pagano. Sale Patroncini, cost to cost, fa il disturbo su Giannetta. Benci, uno contro uno, Bonassi va su Giannetta, prova e va dentro, gol. È stato saltato. Rigore. No. 9 metri. Spazzettone, è andato, c'era più, ho visto Pieracci in penetrazione e bloccato in difesa direi da Patroncini. Nove metri per il Carpi, Eric, 14-12, fuori Soria, non fa, no, si riesce a dare la palla a Pieracci, casa in mezzo, casa in cabina di regia, si prende lo spazio Eric, non salta il solito Cavina, bravo Cavina, casa, uno contro uno. Difesa al collo non ravveduta dai direttori di gara. Spinge Cavina in seconda fase, palla Benci, il Carpi si distende, palla al pivot e gol. Momenti frenetici. Il Rubiera in seconda fase, a fronte di gol, spinge forte perché la difesa schierata dai Carpi sta avendo molta difficoltà a far gol. Eric, casa, prova a rubare palla Rubiera con Bartoli, ma non riesce. Galluccio chiede la palla e invece di prendere il pallone si prende un cartellino giallo. Penso che con tutta la sportività che uno può avere, alzare la mano sarebbe un gesto veramente, veramente di gran classe. Poi dal mio punto di vista, qua da parte opposta, onestamente non ho visto chi aveva toccato il pallone.
palla, Marsan mette piede anche negli altri 6 metri. Palla Marsan, rigore. Beh, cosa devo dire Raul? Un'entrata utile per i Carpi, molto utile, complimenti. Spazzettone. Oggi abbiamo Tiziano. E ringraziamo Tiziano per tutto quello che fa sempre per la pallamano Carpi. Vediamo che sui 7 metri va Ceccarini, mentre in porta c'è Mattia Rivi. Ceccarini senza finte, chiama anche il pubblico. Rivi torna a sedersi e fa ritornare fuori Bogliovac. Carpi prova a scappare via dopo 7 minuti e secondo tempo P3. Pagano in mezzo, Pieraggi saltato, scarica all'ala, perde palla, ha fatto splish. Sortino, spinge Sortino, uno contro uno, ma non va, non va, secondo me si ferma, sì, si ferma. Era coperto l'uomo. Casa con l'uomo addosso, 9 metri per fallo su Casa, su Nico Casa. Rubiera, il Rubiera rumorezza e in tutto questo entra ancora Tiziano. Sono convinto che lo vedremo su Venta in questa azione, in questa seconda frazione di gioco. La curva dei Carpi veramente, veramente ringallunzita da questi minuti di gioco del Carpi. Ma anche la compagine rubierese non è da meno. E si comincia con Nico Casa al centro cabina di regia, Marsan Sortino a sinistra, Eric a destra. Il Carpi serve dei minuti di riposo anche per Pieraggi perché ha fatto, sta andando veramente tanto. Sortino al centro, uno contro uno, l'hanno tirato giù Sortino, che sarà 60 kg con le scarpe forse. Lì in mezzo è veramente un brutto momento, piede ma si avanza, passivo per i Carpi. Nico Casa si alza e gol, gol. E ancora a terra fallaccio su Casa, vengono chiamati i sanitari. Pieraggi chiama 2 minuti, io chiamo lo zoom su Nico Casa. Carpi più 4. Vediamo cosa succede. Speriamo non si sia fatto niente di male, di grave per il ragazzo del Carpi. Botta al costato, ma dice rimango su e il mister gli dice scendi in secondo. La partita è ancora lunga. Rientra Zannetta al posto di Casa. E si ricomincia, più 4 per i Carpi. Palla Rubiera. Pagano, Pagano al centro dell'attacco, in cabina di regia Pagano. Tanti minuti per Benzi. Bonassi, Pagano, si va a prendere uno contro uno, no, no, fa uscire l'ala, fa salire l'ala. Benzi, Benzi uno contro uno, su Soria che lo tiene, Ceccarini prova a rubare, salta Pagano, prova a scaricare la palla per Bartoli, ma fa buona guardia il Carpi. Tiro palla, Pagano. Pagano, la mente di questo Rubiera in questo momento. Bonassi, uno contro uno, prova l'azione personale. È andata a infilarsi tra Pieraggi e Marsan. Una scelta che onestamente non consiglierei a nessuno. Pagano, uno contro uno su Giannetta, saltato pari. Va a tirare il gol. Gol dell'ala, numero 13, Bartoli Roberto.
Giannetta in questa frazione di gioco non efficace di peso. Carpi più 3, 9 minuti e mezzo passati, rientra Nico Casa. Sortino all'ala, allaga la difesa. Casa, uno con, va uno contro uno, si alza, palla per Ceccarini, tanto spazio, vola Ceccarini, gol. Tanto spazio per Ceccarini, tanto spazio che la mette dentro. Il Rubiera non spinge la seconda fase. Se porta sguarnita del Rubiera per uomo in meno. Palla pesantissima. Il Rubiera macina sempre con il solito Pagano. Bonassi, Benci, uno contro uno su Soria ma non va via. Bonassi, Soria ancora, stringe Pagano, prova uno contro uno, non va via. Fa buona guarda Pieracci che strappa anche il pallone di mano. Giannetta va al 5 Pieracci. Il tempo passa al limite del passivo per il Rubiera. Bonassi e time out. Time out chiamato saggiamente da mister Galluccio, perché ha visto i suoi ragazzi in gravi difficoltà al limite del passivo, quindi molto intelligentemente chiama il time out. E vi dico, andiamo in time out anche noi che ne abbiamo bisogno. Rieccoci in diretta al Palo Vallauri dopo 10 minuti. Andiamo al Palo Vallauri con il Rubiera che mette nella mischia anche Andrea Santilli. Butta tutti nella mischia, Galluccio ha bisogno di forze fresche. Santilli con problemi al tendine che non ha giocato finora per questo motivo e mister Galluccio se lo rischia. Ci sono tutti i ragazzi del Rubiera in campo. Pagano, cabina di regia, poi esce il pivot Bortolotti. Bonassi si alza, tiro e trova il piede, fermato il contropiede, 2 minuti a Pieracci per difesa in volo, penso, perché l'ha bloccato mentre era in volo e l'ha tirato giù, direi. Questo è un momento fondamentale della partita, perché il Rubiera ha l'occasione per tornare in gara. Il Carpi invece deve riuscire a mantenere a distanza il Rubiera. 2 minuti di gioco, vediamo cosa succederà, come organizzeranno questi 2 minuti il Rubiera. Intanto Ceccarini non fa ricevere il pallone. Pagano non... Pagano perde palla, Soria non se l'ha sentita, ha detto io sono pivot, non sono un quarterback. Nel mentre Rubiera si mette 5 più 1 uomo, 5 più 1 su casa o uomo, no uomo, a uomo su casa. Azione direi prevedibile da parte di Galluccio, perché è quello che ha fatto di più in questo momento casa. Erich uno contro uno, scarica Marsan, va in volo e vediamo se 9 metri o 7, 9 metri perché è difesa fuori dall'area. Ora è il momento, il Rubi porta sguarnita per i Carpi, Iosi va dentro, parata, porta sguarnita per i Carpi, non fa il cost to cost. Pagano, Pagano, palla in mano. Benci, uno contro uno,
giro di braccio, palla per il Carpi. Questo è grave, sì. Un errore che Pagano, che Benci in genere non commenta, però anche lui comunque stanchezza, pressione e il tempo passa. Ancora più o meno un minuto al rientro. Palla per Sortino. Sortino, Marsan, fa l'uno contro uno, prova il giro di braccio e 9 metri per lui, non è riuscito a saltare l'uomo. Probabile comunque timore, timore per, è un mese che è fermo. Nico Casa, Marsan, palla per Casa che viene atterrato, direi, palla per Soria, scarica Sortino e gol! E gol! Il Rubiero spinge, in questo momento occorre una difesa ferma del Carpi, perché Rubiero proverà ad andare dentro direttamente ma non riesce, bloccato. Ha fatto buona guardia nel mentre, in questi due minuti di esclusione, come è finita? Di uno per il Carpi, se non sbaglio. Più uno, più due, non mi ricordo. Rubiero non ha sfruttato. Nel mentre, Santilli, cost to cost, torna per Bonassi. Benci prova uno contro uno, Santilli si riapre, c'è spazio là alla destra, Benci si prende tanti passi, tira fuori. Benci tira fuori. Stanchezza, stanchezza. Sono errori che non mi aspetto da Benci. Però la stanchezza, ricordiamo, siamo a fine campionato, 30 gradi abbondanti per prendere Vallauri, però c'è ancora una vita. Sono veramente tanti gradi. Il Rubiera si sposta in 5 più 1. Marsan, palla a Casa, Casa contro Santilli. C'è lo spazio, gol! E gol! Il Carpi prova a scappare via. Il Rubiera spinge, sfondo! No, niente, era fermato, niente. Time out. Cosa succede? Non ho capito. Gli arbitri hanno fermato per bagnato per terra? Ah, Pieracci ha provato a prendere sfondo, ma non è stato segnalato sfondo e occorre asciugare il parquet. Tutte e due le tifoserie in piedi sanno che la partita è lunghissima. In queste partite si è sentito, si è sentito veramente, si è visto di tutto, si è visto dei suicidi da parte del Siracusa, suicidi da parte del Carpi, si sono visti veramente, si è visto, anche l'Edwin si è suicidato una volta se non sbaglio, veramente, veramente una, un play out, un play out veramente non adatto ai deboli di cuore. E si ricomincia. Si ricomincia con Bortolotti che ha battuto dai 9 metri. Esce Bortolotti. Pagano prova l'uno contro uno. No, scarica per Bonassi. Pagano l'uno contro uno. Pieracci fa buona guardia. Va ad alzare, aiuta ad alzare. Vediamo se verrà chiamato ancora Spazzolone. Perché è bagnato e sì, Spazzolone. Avrà fatto la visita medica Tiziano per questi sforzi. Probabilmente sì. Tiziano che resta in zona, resta, sa che di presto ci sarà ancora bisogno di lui, ma si ricomincia con questi 9 metri. Benci, palla, Pagano, uno contro uno, fa buona guardia, si alza e gol. Gol di Bonassi, che ha sicuramente il braccio per il tiro da fuori. Pieracci, il Rubiera sempre in 5 più 1. Con l'indiano su Nico Casa, che è quello che generalmente quando ci sono le castagne sul fuoco viene fatto tirare per la guardia dei campi. Intanto Eric si ricarica uno contro uno e gol!
attenzione, attenzione, rimane a terra, rimane a terra, rimane a terra Eric per botta al gomito, probabilmente caduto male, caduto male, non mi sembra che sia stato toccato da nessun giocatore del Rubiera. Si rialza lentamente, gli chiedono se ce la fa, applausi per lui, protagonista di questo match, che si va a sedere un attimo. Molto molto bravo Edici in questi play out. Siamo a metà del secondo tempo, 21-15 per i Carpi e palla in mano per il Rubiera. Mette piede in campo anche Ila. L'esordio in campo in questi due giorni carpigiana come terzino, perché evidentemente Benci ha bisogno di forze fresche, ha bisogno di riposarsi, e Rubiera ha bisogno di forze fresche. Pagano, Bonassi, palla persa. Palla persa per il Rubiera. Al secondo tempo, Carpi più 6, 5 più 1 su Nico Casa, rischia di perdere palla in Carpi, ma rimane lì, Marsan 1 contro 1, si butta dentro, ma fallo, 9 metri per l'attaccante campigiano, viene richiesta la distanza di 3 metri, il fischio non rispettato. Cavina, no, sta rispettando la distanza, rischio 2 minuti, mette anche nella mischia Barbieri, sale Ceccarini, tirato giù da Santilli, Nico Casa, finta di tiro, 2 uomini addosso, scarica, toccato e rigore, vediamo se c'è anche 2 minuti per il fallo in volo sull'ala carpigiana. Gabriele Sortino, prima stagione a Carpi, arrivato in punta di piedi, cresciuto piano piano agli ordini di mister Serafini, ora veramente un protagonista. Ma torniamo, Ceccarini, rigore, gol, senza finte, senza fronzoli, Carpi prova a scappare via, 22-15. Cosa succede? Si parla con le tribù, viene chiesto di abbassare i toni, oggi presenti anche le istituzioni, tutte le istituzioni di Carpi che ci hanno seguito per tutta la stagione, qua con noi l'assessore allo sport Andrea Artioli, che ringraziamo e salutiamo. Attendiamo, c'è un problema di eccesso di tifoseria. Si è time out, attenzione, time out per il Rubiera, time out per il Rubiera. Mitre Galluccio necessita che i suoi ragazzi riordinino le idee, andiamo in time out anche noi.
rieccoci, rieccoci in diretta. 17 minuti e 43 secondi, la seconda frazione di gioco con il Carpi più 7 e palla in mano Rubiera. Palla importantissima questa per Rubiera, che per rimanere agganciato, agganciato alla partita. Ila sempre terzino destro, sale Santilli, molto largo, Cina, bella C, bella larga, scarica, va in doppio pivot in Rubiera, Pagano uno contro uno, non tiene la palla, forse raddoppio, dà il vantaggio il Rubiera, il direttore di gioco, Pagano, scarica per Ila, che è gol, gol del numero 13 Bartoli. Ha fatto una bella azione, costruita bene, sì sì, bella bella. Sono riusciti a recuperare l'incertezza di Pagano all'inizio per che è scivolato il pallone, però hanno creato una bella superiorità numerica e sono andati al tiro pulito. Nel mentre vediamo che il Rubiera fissa uomo su casa e uomo anche praticamente Pieracci. Rigore, rigore per fallo dentro i 7 metri. Ai danni di Nico Casa, vediamo chi andrà sui 7 metri. Nel mentre in porta, nel mentre in porta si presenta Salati. Ceccarini, Ceccarini va sui 7 metri. Carini contro Salati, si attende il fischio, va sul fischio Ceccarini, il Rubiera spinge a vedere se Rubiera, il Carpi non è schierato, Pagano si prende il tiro e che gol, complimenti, cappello, cappello per Pagano, gol veramente molto molto bello, mamma mia che bel gol, Pagano non molla niente, non vuole perdere, sta tenendo su la partita per il Rubiera, che guerriero Pagano, il Rubiera va con due uomini, un uomo su Pieracci e un uomo su Eric, su Casa, Eric chiede supporto al pivot, Soria, fallo da dietro e gol, forse anche due minuti, forse anche due minuti su Casa, guarda come spinge Pagano, prova tiro Garau e palo, 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 palo per Garau, palo per Garau, aspetta i Carpi, aspetta che tornino tutti, i Carpi in questo momento non ha fretta, i Carpi vuole che passi il tempo, e time out! Time out! Time out per Serafini, chiamatemi Serafini! E andiamo in time out anche noi! Si ricomincia in questo Palavallauri gremito, 10 minuti con il Carpi più 7 palle in mano, a uomo fisso Nico Casa, vediamo cosa avrà detto mister Serafini per provare a liberare Casa, va Eric per vie centrali, scarica Pieracci e viene bloccato, 9 metri ai danni di Pieracci,
in questo momento. Il tempo che passa è amico del Carpi. Nico Casa, tiro forzato dai 9, fa buona guardia Rubiera. Guardate Pagano come spinge, quanto spinge questo ragazzo. Ila, uno contro uno, si prende il tiraccio, si è preso un tiraccio a fretta, il Rubiera a fretta deve recuperare. Il tempo non è amico del Rubiera, ma lo è del Carpi. Iurina fa buona guardia e l'accompagna fuori. Pieracci, uno contro uno, 9 metri, perché è la difesa murato dal solito Cavina. Mamma mia Cavina, che giocatore, quanto è bravo Cavina in difesa, veramente complimenti. Cavina, ragazzo che viene dalle giovanili, cresciuto tantissimo. Palla a casa, casa, tre passi, no, la scarica Eric, fa salire Ceccarini. Ceccarini stringe, pacca e pacca, e casa gol, casa gol. Il Rubiera, il solito Pagano, non ci sta, non molla niente. Mamma mia, quanto non molla Pagano, quanto non molla Pagano. Veramente, fa buona guardia però la compagine in casacca blu. Attenzione, il Rubiera dà spazio al numero 22 Salati. Torniamo in attacco, Santilli salta su, va dentro, palla Bortoli, giro palla Pagano, 2 minuti per Pieracci, perché Pagano si era abbassato e Pieracci non ha fatto in tempo ad abbassare il braccio. Due minuti sacrosanti, ineccepibile la decisione dei direttori di gara, che mi viene da dire che in questa giornata ha fatto un lavoro veramente perfetto, non mi sembra di avere inappuntabile, sì. Hanno tenuto veramente, brava Chiara, hanno tenuto un due bassi toni, una partita che sicuramente per nulla scontata. Ora il Rubiera c'ha forse l'ultima possibilità per rimanere aggrappato alla partita, perché ha 2 minuti di superiorità numerica. Ila scarica per Santini che non riesce ad andare a tirare, c'è spazio, Ila rifiuta il tiro, Garrau, tanto spazio e quello niente, gol. Bel gol, che mano che sta Garrau, che mano. Vediamo il Rubiera tutto a uomo, 8 minuti di cardio palma. Adesso è il gioco dei 10 passaggi. Il Rubiera non deve fare fallo per costringere il Carpi a fare dei tiri da lontano, chiudere il palleggio. Il Carpi invece deve tenere aperto il palleggio e riuscire a fare gol e far passare il tempo, quantomeno per il rientro di tutti i giocatori. Nico Casa, palla Ceccarini, autostrada per lui e gol. Che bel gol che ha fatto. Ma guarda Pagano quanto spinge. Che spettacolo. Con questo gol, con questo tiro sbagliato, probabilmente. Oh, che paga Pagano, non è un gioco di parole, chiedo scusa. Che tira alto. Che tira alto, anche Pagano. Anche Pagano arriva ad essere stanco, però abbiamo 6 minuti di gioco a uomo, gioco dei 10 passaggi per andare in porta. Il Rubiera, ripeto, non deve fare fallo e deve costringere il Carpi a chiudere il palleggio. Il Carpi deve far passare tempo e prendere dei 9 metri. Nel mentre, ricordo, Carpi 26, Rubiera 18, 5 minuti e mezzo al termine. Onsam cerca momenti di gloria anche per lui, ma sulla sua strada trova Garrau che dice di no. Onsam ci riprova contro Cavina, pessima scelta. Ceccarini rifiuta il tiro,
Carpi sotto passivo. Passivo, ragazzi, passivo, eh! Vai contropiede, Garau. Gol. 5 minuti al termine. Dai, ragazzi. E Carpi più 7. Il Carpi deve fare attenzione perché è un attimo che venga chiamato il passivo. Soria si tuffa sulla palla e ha detto questa è mia e forse ho sbagliato per terra. Come si è tuffato Soria su questo pallone? Ma questo però sono i momenti importanti perché vedi che il giovane anche che si butta sul pallone con la grinta, con l'occhio della tigre, è importante. Un ragazzo che si è fatto cresciuto tantissimo in queste stagioni a Carpi, ma che deve ancora crescere, tanta strada. Soria, difesa in area da Rubiera, non, e gol! Gol di casa, come ride il Carpi, come sta ridendo a casa. Sa giocare a questo gioco. E Nico Casa chiama il pubblico. Chiama il pubblico, ve lo faccio sentire. Anche il pubblico rubierese non è da meno, sta sostenendo i suoi beniamati, i suoi beniamini, però sicuramente con una faccia diversa. Bartoli, Pagano ci prova ancora, Garau. E Iurina dice di no. E ride, sorride anche Iurina. Pian Iurina da ride. 4 minuti più 8 per i Carpi. Sicuramente ancora tanto tempo. Sortino dice sono qua da solo, me la date? Gliel'han dato ma lui non la butta dentro. Il Rubiera con Cavina che va di là nella metà campo del Carpi. Un po' timidamente dice torno in difesa. Non l'ha visto Santin dell'ala libero. Bonassi in cabina di regia. 3 minuti e 20 secondi, 20 secondi, tira Bonassi fuori. Raccontami solo muro. La regola del tempo. La regola che quando i gol sono superiori al numero di minuti mancanti, nella pallamano il gioco è finito, quello lì non si dice. Raccontami questa favola. Guardate, Ben Osama va uno contro uno, palla indietro, ovviamente passivo. Soria, il Rubiera ormai ha detto per me game over. Guardo cosa devo andare a fare mercoledì a Eppan, invece bella regia lì, va dentro, Casa dice provo il girellone e faccio il rigore. Otto gol per i Carpi, più 8 al Carpi, 2 minuti e mezzo. Cori da stadio! Il Carpi, non so se posso dirlo Chiara, il Carpi è entrato da cadetta, in punta di piedi, con un girone di andata veramente complicato, un girone di ritorno ugualmente complicato, sembra sulla via di riuscire a salvarsi. E gol di Ceccarini. No, ha tirato prima del fischio. Gli dico agli arbitri, ehi giovane, c'è un fischio da aspettare. Un po' come il treno per le sbarre. Adesso può tirare, non cambia niente. E la palla va a metà campo del Carpi. Carpi più 8. Probabilmente il Rubiera ha pagato tantissimo l'assenza di Versenhoffs e l'ammazzata finale è stato con il rosso a Oleari. Oleari è un altro giovane che è cresciuto nel Rubiera ed è quest'anno veramente
partita dopo partita è cresciuto veramente tanto. Oleari, classe 2001. Giannetta, non so, non ho visto perché è sdraiato per terra, forse era stanco. Nel mentre rigore per il Rubiera. Mister Serafini non dà il cambio per Iurina, gli fa fare fino all'ultimo secondo perché se lo merita. E para anche questo Pian Iurina, ricordiamo Iurina, portiere di grande esperienza, portiere che annovera anche scudetto a Bolzano, tutto con Laura in piedi. Si attende solo il fischio finale, ma si dovrà attendere un minuto ancora. Però Carpi 28, Rubiera 19, giornata memorabile per i Carpi. E dico casa, prova a dare la palla su Orien Cirella. Vediamo anche questo oggi. Garau, piede, no, sotto fallo. 40 secondi al termine, tutti in piedi. Bonassi, palla per Ila, no, 9 metri. Vediamo anche Ben Agia lì in difesa, che li tocca tutti. 30 secondi al termine, 30 secondi alla storica salvezza per i Carpi. Prima storica salvezza in massima serie. Garau dice: io il mio lo faccio, e la butta dentro. 15 secondi. Nove secondi, si attende il fischio, tutti, i ragazzi si cominciano a dare la mano, e il Carpi è salvo, complimenti al Carpi e complimenti anche a Rubiera, perché sicuramente non ha demeritato. Gli auguriamo ai cugini di Rubiera di andare a fare una performance monster la prossima settimana in quel di Appiano. Cosa devo dirvi? Per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere rimasti con noi. Un ringraziamento particolare a Gabriele Soliero, speaker, a Rao Ragazzoni in cabina di regia. Grazie mille per averci seguito e sopportato per tutta la stagione. Appuntamento per l'anno prossimo. Appuntamento per la prossima stagione.